L'universo musicale è pieno di artisti strani, musicisti geniali, misteriosi e talvolta inquietanti. Poi ci sono quegli artisti ignoti, creatori di album enigmatici e di difficile comprensione. Per poter scovare artisti di questo tipo, gli appassionati di musica devono immergersi nei suoi meandri più oscuri. E probabilmente è proprio lì che vive Bigotten. Per poter parlare di Bigotten, dobbiamo addentrarci nella comunità Vaporwave. L'ambiente Vaporwave è colmo di artisti anonimi, gente misteriosa e musicisti improvvisati di cui non si conosce l'identità. Molti artisti acquisiscono una popolarità tale da scalare le classifiche internazionali. Altri invece scompaiono, lasciandosi dietro progetti musicali incompiuti. Per poter far conoscere gli artisti emergenti nella comunità, sono nate diverse etichette discografiche indipendenti, come la Business Casual, la Dream Catalog, la Plus 100, la Seikomart e tante altre. Dennis Mikula, cantante e chitarrista del gruppo black metal Ghostbath, si interessò alla comunità Vaporwave nel 2016 e fondò nell'autunno dell'anno dopo l'etichetta Geometric Lullaby. Una notte gli arriva un'email da parte di un utente anonimo. L'unico contenuto dell'email era un semplice link a un profilo Bandcamp. Il profilo era stato creato da un utente soprannominato Bigotten, proveniente dall'Azerbaijan, uno stato nel nord dell'Iran. All'interno del profilo vi erano 6 album completi e ogni copertina raffigurava uno scheletro con accanto un ideogramma cinese che significa Zisha, in italiano suicidio. Inoltre all'interno degli album, oltre alle tracce, era presente una descrizione e dei videoclip. I testi erano bizzarri ed enigmatici. In alcune parti l'autore faceva riferimento a idee e metafore espresse dal filosofo John Rawls. In altre citava passi della Bibbia, e in altre ancora semplici spezzoni di programmi televisivi, bollettini meteorologici e quant'altro. Ma in ogni testo pervadeva una sensazione di angoscia, come se l'autore avesse vissuto nell'oscurità per tutta la vita. Inoltre si riferiva spesso alla morte, facendo sospettare che l'autore fosse intenzionato a suicidarsi. In ogni album erano presenti dei filmati. Alcuni raffiguravano degli scheletri animatronics. Altri danze tipiche del kabuki giapponese. Uno dei filmati, parecchio disturbante, mostra un uomo che, nell'atto di porre fine alla sua vita, si ferma di fronte ai binari per poi venire travolto da un treno di passaggio. I nomi delle tracce negli album sono tutte in cinese, con accanto la traduzione in inglese. Descrivere la discografia di Bigotten è difficile, è assurda, sinistra, ma triste, poetica e nostalgica allo stesso tempo. L'artista faceva ampio uso di canzoni popolari, musiche di serie TV, campionature di melodie di videogiochi platform anni 90 e le tramutava in tracce sognanti e narcotiche. Le parti scelte dall'autore non erano casuali, poiché utilizzava pezzi in cui venivano cantate specifiche frasi, per poi arrangiarle e mixarle in un ritornello, tramutando ogni album in un'inquietante storia di abbandono, di solitudine e di sofferenza. Nel corso dell'ascolto, gli album si facevano sempre più cavernosi e spettrali, fino ad arrivare alle sonorità etere di New Aura, come a rappresentare una specie di trapasso all'aldilà. Il gestore dell'etichetta discografica provò a contattare l'autore, ma non ricevette alcuna risposta. Passarono alcuni mesi, e una mattina si ritrovò davanti casa un pacco proveniente dall'Azerbaijan. Lo aprì e trovò al suo interno 25 musicassette rosse, rappresentate dallo scheletro che raffigura il primo album dell'artista. Insieme alle cassette, vi erano legate delle custodie con le apposite copertine, sempre raffiguranti l'immagine dell'album, ma con impressa la scritta morte, con accanto l'ideogramma cinese suicidio. Ciò lascerebbe sospettare che l'autore desiderasse che l'album venisse pubblicato in formato fisico e che si sia ucciso subito dopo averne spedito le copie. Dell'autore degli album non si seppe più nulla, ma lasciò un'impronta indelebile nel campo musicale Vaporwave. In molti cercarono di ricontattarlo, ma nessuno di loro ottenne risposta. Il caso di Bigotten divenne un mistero. Molti sono convinti che l'autore degli album si sia ucciso. Altri invece sostengono che sia ancora vivo e che stia continuando a fare musica con un altro nome. Qualunque siano le ipotesi, Bigotten è uno dei progetti musicali più depressivi e misteriosi della scena underground, una dichiarazione suicida composta di canzoni rallentate, ritornelli narcotici ed echi spettrali immersi nel buio.
Chi mi conosce da anni sa che ho già parlato di artisti che, dopo aver concluso il loro progetto musicale, si sono suicidati, come Chaos 9 degli Endless Dismal Mohan. Io scoprii Bigotten un anno fa, quando subentrai nella comunità Vaporwave. Ma solo in tempi recenti ho avuto modo di ascoltarlo tutto, e come molti, anch'io mi sono fatto alcune ipotesi sulle origini di Bigotten. Generalmente quando si parla di Vaporwave, la gente pensa a reminiscenze nostalgiche di un passato spensierato, tra videogiochi platform e musak lo-fi, accompagnata da spezzoni di anime anni 90 e caratteri giapponesi. Ma subentrando in questo ambiente ho scoperto generi affascinanti, oscuri e misteriosi. Bigotten con buona probabilità rappresenta uno degli esponenti più inquietanti di questo universo. Un universo dove i ricordi e le emozioni, anche quelle più cupe, vivono ancora in vecchi nastri magnetici. Voi cosa ne pensate? Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, commentate e mettetemi un bel like. Non dimenticatevi di attivare la campanella accanto al tasto di iscrizione per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Se invece vuoi dare un contributo concreto a questo canale, puoi farlo facendo una donazione via PayPal o sul mio Patreon. Tutte le info sono in descrizione. Grazie per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.